Dunque siete l'amministratore di questo stabile. Voi dite che qualcuno, una banda naturalmente, è venuta qui e ha portato via tutto dal vostro ufficio e da tutti gli appartamenti dello stabile. Tutto. Insomma tutto. Tutto! Ispettore, hanno fatto piazza pulita. Hanno portato via tutto. Non hanno lasciato nemmeno uno spillo. Un lavoro accurato. Niente da dire. Niente da dire. Un guaio, un vero guaio. Ah, se avessi saputo non sarei mai partito. Quando sono arrivato da Milano questa mattina? A che ora siete arrivato? Saranno state le 11. Beh, ma come mai, amministratore capo, negli appartamenti non c'è nessuno, nemmeno un inquilino, il portiere, so io? Tutti in vacanza, che disdetta! Ma chi poteva immaginare? È la prima volta. La vostra amministrazione possiede anche una ditta di trasporti? Una ventina di camion. Una cinquantina. A tre assi! Precisamente. E il quarto? Quale quarto? Il quarto asso? E qui, nella manica. Volete? Ma veramente... Siete voi il ladro! Il treno da Milano è arrivato alle 15 e non alle 11. Voi non eravate a Milano, voi eravate qui e approfittando dell'assenza dei vostri inquilini, vostri amministrati e con la complicità dei vostri amministratori avete portato via tutto. Ispettore, l'unico spillo che è rimasto qui mi è rimasto in fronte, ma con che hanno portato via tutto? Ecco qui, le impronte inconfondibili dei camion a tre assi. 50 camion, un bel carico. Ispettore! Una crepa. Nella vostra amministrazione ci sono anche delle crepe. Ehi, crollo. Avete spogliato i vostri amministrati e dire che avevano affidato la loro fiducia. Non siete un buon amministratore. Non è una buona amministrazione la vostra. Hanno pelato tutto, hanno pelato tutti. Lei, ispettore, è un fenomeno, non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Sono rimasto pelato perché ho votato D.C. Per avere amministratori onesti, votate le liste e i candidati del Partito Comunista Italiano. Thank you.
efficiente e democratica amministrazione dei comuni e delle province, vota Partito Comunista Italiano. Eccolo qua. Questo è proprio il tipo che viene, mette tutto sotto sopra e poi non si porta via niente, ma adesso lo sistemo io. Lo sistemo. Che faccia, mamma mia! Proprio di d'uno che mi vuol bidonare. Ma io? Salve a lei, signore, vedrà che la contenterò senz'altro. Un attimo soltanto, prego, ho proprio l'articolo che fa per lei. Sì. Guardi un po', guardi un po'. Eccole allora un TV ADC, un televisore ADC a diretto controllo, 20 pollici, un indice di frequenza più volte incorporato, 4 canali di scarico e schermo paranoico. Questo do! Yeah. Allora eccole qui, guardi. Un bel bottiglione di erborea deprimenda, un'ottima pozione di impiastro d'edera. Questo do! Yeah. Eccole allora, guardi. Una bella spiritiera comuni, sa movimento servile basale con stoppa in testa e fiamma triplice sfavorata. Vitto do! Yeah. Allora aspetti, sa perché ho proprio l'articolo che fa per lei. Ecco lì. Un bel fantoccio gonfiato per partito sgonfiato. Vitto do! Yeah. Una bella trappola per quei 4 pochi gatti liberal rimasti. Questo do, un bel bidone. Un bidone per raccogliere il sol che tramonta per i viali del tramonto. Questo do, questo sì che è il mio simbolo, simbolo. Ah, il signore sì che sa scegliere ad occhi aperti. Non è esatto. Quando scelgo BCI, il partito partito, scelgo ad occhi chiusi. Date il vostro voto all'unico partito sicuro deciso a lottare contro la corruzione e la prepotenza clericale. Brindo a tutti voi che non siate mai e detestate i deboli che brindano la noia. Mentre più sana gioia è quella del lavoro, magnifico tesoro. Io brindo a te, compagna, dalle mani segnate di grano ingioiellate. A te brindo, fratello, amico mio, compagno. Io brindo a chi stringendo il pugno dice al mondo di vivere son degno. Qui non ci sono conti, marchesi smidollati, qui non ci sono stemmi, frontali blasonati. Qui siamo tutti nati sotto un'unica stella, la rossa, la più bella. Io brindo a voi, compagni, che amate questa terra, nemici della guerra, nemici del cannone, mentre il monopolista, il più ingordo padrone, si ingrossa e fa baldoria a prezzo del sudore di te, lavoratore. Io brindo a voi e sorrido, pensando che il missino, con la camicia nera, vorrebbe che la morte ci desse il buonasera. Io brindo ad un buongiorno, fatto di 1000 mani, forti, serene, mentre nel cielo del domani innalzano commosse 1000 bandiere rosse. Io brindo a quel domani. Io brindo a voi e sorrido, a quei democristiani, gerarchi nostrani, servi del capitale, cricca clericale, che innalzano un vessillo, il loro, giusto quello, con un cucchiaio in mezzo tra forchetta e coltello. Io brindo al mio partito e invito voi, compagni, a levare il bicchiere alla più cara e bella di tutte le bandiere. Vota e fai votare per il Partito Comunista Italiano.